Benissimo, l'argomento di oggi è social network e prenotazioni, strategie per acquisire clienti. Eh, vediamo brevemente di che cosa parleremo. Ci sono quattro punti eh, che andranno a convergere, su cui andrà a convergere la nostra attenzione durante il webinar. Eh, la prima parte cercheremo di capire quale social network è adatto per la propria struttura ricettiva. Siamo arrivati ad un punto tale che i social network presenti sul mercato sono tantissimi e cercheremo di delineare un modo utile e pratico per riconoscere se un canale, e che in questo caso un social, è un utile investimento per la mia struttura. Se la presenza in quel social può essere utile e gestibile oppure no. Il secondo focus sarà relativo a su quali social. Andiamo a costruire la nostra strategia nel 2021 e lo faremo con il report che è stato messo a disposizione una settimana fa da We Are Social e Hotsuite relativamente al comportamento degli italiani all'interno di internet e dei social network. Quindi prenderemo dei dati con cui andare a misurare se l'investimento è giusto in quel social oppure no. Il terzo punto ci vedrà all'interno eh, di, di Facebook, Instagram e Whatsapp. Qui arriva il corso pratico. Eh, è corso pratico perché io ho creato degli account finti eh, di strutture ricettive e andremo a vedere quello che pubblicare, quando pubblicarlo. I tipi di call to action faremo anche un setup dell'account, e in questo caso vi direi togliete carta e penna ma prendete lo smartphone e il social e andiamo a creare insieme una strategia di vendita. L'ultimo punto eh, verterà sugli strumenti di slope che sono utili per raggiungere gli utenti dei social network. Quindi eh, è chiaro come siamo arrivati a un punto in cui i social network si vanno ad integrare con quella che è la nostra soluzione software gestionale. E vedremo come, come lo fa Slop. Disclaimer, metto le mani avanti. Innanzitutto, non siamo un'agenzia di marketing. Eh, come ben sapete, Slop è un software gestionale cloud tutto in uno per hotel. Offriamo quindi degli strumenti eh, all'albergatore per lavorare. Non siamo un'agenzia di marketing. Essere sui social e farlo bene non è banale come si, come si pensa. Spesso si pensa che basta creare un profilo, mettere qualche foto e è sufficiente, è sufficiente quello. Non lo è e cercheremo di capire perché, ma soprattutto dinamiche ed algoritmi di funzionamento dei social network cambiano molto velocemente. Eh, ricordatevi sempre che quando si dice: Sai, io ho mille follower, 2.000 follower, 3.000 follower su Instagram, su Facebook, non sono follower vostri, ma sono follower, sono clienti del social network e le dinamiche che dominano i social network sono in continua evoluzione. Parliamo sempre, sempre più spesso di algoritmo, ma cosa piace all'algoritmo? Beh, all'algoritmo piace che tu abbia follower. Sono dinamiche che purtroppo non dipendono da noi. E questo parallelismo dei follower lo faccio un po' anche quando parlo dei canali Ota. Eh, mi piace dire che chi prenota su un canale Ota non è cliente dell'hotel, ma è cliente di quel canale Ota. Quindi mi raccomando, quando utilizziamo questi strumenti facciamo sempre attenzione e ricordiamoci che le dinamiche cambiano continuamente e non dipendono da noi. Detto, che, detto questo, entriamo nel vivo e cerchiamo di capire quale social network è adatto per la mia struttura ricettiva. Questa, devo veramente creare il profilo del mio hotel su... Questa è la, è la malattia dei marketer, quindi ne sono affetto anche io. Appena esce un social network, e Clubhouse in questo, in questo periodo la fa da padroni, Dico, ok, ma devo creare il mio profilo lì, posso aumentare lì il mio brand, la mia immagine? Ovviamente questo è capitato anche con, con i social che sono arrivati prima di Clubhouse, quindi Pinterest, devo creare il mio account su Pinterest, devo avere una bacheca lì, condividere foto lì. Ovviamente ho un profilo su Facebook, quindi devo gestire il mio profilo su Facebook nel frattempo. C'è Instagram, che fai? Non lo crei un profilo su Instagram e condividi le foto e i video della tua struttura. E Snapchat, beh, vi ricordate quando era uscito Snapchat le storie, i filtri. Che fai? Non crei un profilo anche lì. E Twitter, beh, Twitter è la piattaforma di microblogging per eccellenza. Che fai, non lo fai un tweet anche lì all'interno della piattaforma? E LinkedIn devo stare anche su LinkedIn, è fondamentale per andare a pubblicare le proposte di lavoro. E ultimo. Clubhouse, ma prima di lui TikTok. Lo scorso anno mi ricordo che tantissimi si chiedevano devo creare il mio profilo su TikTok. È chiaro che non possiamo stare dietro e soprattutto farlo bene a tutta questa schiera di social network. È, è impossibile oltre che praticamente folle. Cerchiamo quindi di capire come un social network è adatto oppure no al mio hotel. Io chiedo sempre ai miei amici albergatori di, eh, di rispondere a queste tre domande. È un modo utile e lo considero anche abbastanza pragmatico per capire se ha senso oppure no di investire in quel social o e soprattutto se hanno già l'account creato, di decidere se quello è un ramo secco della propria comunicazione. La prima domanda che gli chiedo di fare è: è rilevante stare per voi su quel social? È presiediato dal vostro target di utenti? Sono davvero interessati ai vostri contenuti? Faccio un esempio. Ha senso aprire il mio profilo su TikTok che ha un'età media dai 15 ai 25 anni se ho un boutique hotel? La risposta per me è no. Discorso diverso se magari gestisco un ostello. O degli appartamenti il cui mio target è di giovani e che eh, andranno a spendere un importo per la prenotazione, che comunque sia rientra nel budget che può avere un ragazzo dai 15 ai 25 anni. Quindi la prima domanda è: è rilevante per me? È presidiato dal mio target di utenti? Sono interessati ai miei contenuti? La seconda domanda è: è gestibile? Riesco nel momento in cui mi sono iscritto a quel social? A produrre dei contenuti di qualità, riesco a mantenere un impegno nel tempo e mi raccomando, non fatevi ingannare dall'entusiasmo iniziale, perché anche io personalmente quando apro un account nuovo dico: Ah, ok, bellissimo, farò questo, pubblicherò questo, poi a Natale metto la storia così, il post così. In realtà, questo spesso non capita, e mi capita anzi di vedere strutture dicettive, e mi rivolgo in particolare agli stagionali che pubblicano con una certa costanza dal periodo che va da settembre ad aprile, quindi vedi contenuti, vedi post, vedi foto, poi spariscono da maggio a settembre, il momento in cui inizia la stagione. La risposta allora gli chiedo, ma come mai? Che cosa è successo? La risposta è no, scusa, ci avevamo troppo da lavorare, la stagione andava troppo bene e, e non siamo più riusciti a seguire il profilo. È, è sbagliato, non è gestibile un approccio del genere, anche perché va a rovinare quella che è l'immagine del brand. Non è bello avere account social che non sono curati. Quindi eh, mi raccomando, chiedetevi se è gestibile la vostra presenza all'interno del social. L'ultima domanda è se è misurabile. Quindi posso capire se i miei sforzi vengono convertiti effettivamente in prenotazioni? Molti social, quasi tutti, nel momento in cui andiamo ad attivare un account aziendale, ci mettono a disposizione delle statistiche, quindi eh, i follower, i mi piace che abbiamo ottenuto, le interazioni, quanto un nostro post è stato coinvolgente, non fermiamoci solo a quelle statistiche, andiamo oltre, andiamo oltre e cerchiamo di capire se poi. Eh, i contenuti che ho pubblicato lì hanno portato gli utenti all'interno del mio sito e se queste, se queste visite si sono trasformate in prenotazioni. Mi raccomando, fate attenzione, cercate di quantificare, di misurare questo aspetto. Uno strumento che vi permette di farlo e di cui abbiamo parlato in più riprese è appunto Google Analytics. Quindi, eh, se devo investire in un social, cerchiamo di farci queste tre domande. È rilevante. È gestibile, ma soprattutto è misurabile. Edoardo, scusami, hai sì. il microfono che a volte si appoggia probabilmente sulla camicia, quindi se riesci Esatto. Ok, perfetto. a spostarlo un po'. Okay, non so se puoi sollevarlo. Essere... Poi in sì. caso te lo risegnalo. Grazie. Aspetta, sì. cerco di aggiustarlo quanto più possibile. Ok, non so se è se mai segnalato. Lo cerco anche di, di muovermi meno perché mi rendo conto che sto gesticolando abbastanza quindi eh, fatemelo sapere. Aggiornami, Michela. Sì, sì, grazie. Va benissimo. Ora, ok. E eh, su quali social eh, network costruire la propria strategia nel 2021? Partiamo eh, definendo il report di We Social e Hot Suite. Eh, il report è uscito una settimana fa e delinea il comportamento degli utenti, e nel nostro caso del target italiano, sia su internet che eh, all'interno dei social network. Vediamo quali sono i dispositivi più utilizzati, innanzitutto. Gli smartphone sono presenti nelle tasche e nelle mani del 97% delle persone, quindi ormai tutti hanno uno smartphone, tutti vanno su internet e questo dato, questo 97% è significativo. È anche importante capire coloro, e sono tre persone su quattro, che utilizzano eh, computer, desktop o laptop per connettersi ad internet, quindi questa è una panoramica generale. Quanto tempo spendiamo su internet? Un italiano quanto tempo spende su internet? Spende connesso circa sei ore al giorno. Di queste sei ore, due ne passa sui social e il 98% di noi lo fa da dispositivi mobili. Quindi eh, è una percentuale molto alta. Due ore su sei le passiamo sui social. Non ci dimentichiamo di questo dato e eh, una persona su quattro... Ascolta podcast o contenuti audio. Quindi, se ancora non l'avete fatto, vi rimando al all'ascolto del nostro podcast di formazione alberghiera Ospitalità 4.0. Lo potete ascoltare su Spotify, su iTunes e su Google Podcast. Quindi, mi raccomando, i contenuti audio sono in crescita. Comportamento sui social network. Questo è molto interessante, questo dato qui perché abbiamo un aumento dall'81 all'85% del coinvolgimento delle interazioni degli italiani sui social. 81% è il dato del 2020, 85% è il dato del 2021 e questi 4 punti percentuali di differenza rappresentano un rafforzamento delle persone che cercano un dialogo online, cercano un dialogo all'interno dei social, eh? mi, mi riferisco quindi all'interno di un Facebook Messenger, all'interno di un WhatsApp, all'interno anche di Instagram stesso che, permette uno, che ha uno strumento di messaggistica, quindi è aumentata la propensione al dialogo online. Ora eh, entriamo un po' in quello che è il nostro chi vuole essere milionario e chiedo l'aiuto di Michela perché prima di... Di svelarvi l'esito di questa domanda vorrei sapere quale potrebbe essere la vostra risposta. Quindi la mia domanda è: qual è secondo voi il social network più utilizzato dagli italiani al momento? Scrivetelo all'interno della chat eh, che è presente su Zoom e Michela, leggici le risposte. Sì quindi avete 10 allora, secondi di tempo, potete Facebook, scegliere tra Facebook, Francesco YouTube, Instagram e TikTok. Vai Michela. Sì, allora, quelli che stanno andando per la maggiore è Facebook, mm -hmm. Federico, Pietro, Marta Instagram, Lara indica Facebook ancora, Vincenzo anche, okay. eh, Alessandro si aggiunge a Facebook, okay. qualcuno Danilo YouTube, eh, Instagram per Marco. Sì, TikTok. E chi è che Facebook? dice TikTok? Marco Vazzoler. Ok, allora Marco, quindi, Marco eh, è, lo... è curioso TikTok, lo vedremo perché ha raddoppiato la propria percentuale di utenti. Quindi, ok. Sì, allora proseguiamo con Facebook. Tiziano, Hotel Miro, Barbara, eh, Andrea di Serafini, Serafini, Instagram. Ancora Instagram okay. per Paolo Giuseppe. Eh, Daniele Instagram, quindi ti devo dire che tra Facebook e Instagram forse se la battono. Ok, perfetto. È il momento di, di rivelare l'arcano, quindi di rispondere. Allora, eh, prima di dimostrarvi la, la statistica, eh, partiamo dalla definizione di social network, quindi ricordiamoci che il social network è quella piattaforma dove gli utenti interagiscono tra di loro pubblicando video, foto, audio. Testi quindi al momento il social network più utilizzato dagli italiani è YouTube con l'85,3% di preferenze. Segue Whatsapp con l'85,2%. Sull'ultimo gradino del podio troviamo Facebook con l'80,4%. Un po' più distaccato c'è Instagram con il 67,1% segue Facebook Messenger, un altro prodotto di, di casa Facebook con quasi il 56%, poi c'è Twitter al 32% e seguono Skype, LinkedIn, Pinterest e TikTok. C'è da dire, Marco, per rispondere alla tua domanda, che mh, TikTok lo scorso anno eh, aveva la metà eh, de, del 23%, quindi è cresciuto in maniera notevole. Eh, c'è da dire che YouTube è, è, un, è il social che forse viene sottovalutato, ma ricordiamoci che nasce nel 2005 e basti pensare che gli ultimi dati aggiornati ci dicono che in un minuto eh, di tempo vengono caricate 500 ore di video su YouTube, quindi ha veramente una cassa di risonanza enorme e secondo alcune statistiche dopo Google è il secondo sito web più visitato. Quindi questo per dare un po' una panoramica e per rispondere alla, ai dubbi che avranno alcuni, perché alcuni potrebbero dire, ok, va bene, ma YouTube non è un social network. In realtà non è così. Nel momento che gli utenti interagiscono tra di loro, è considerato un social. Bene, è il momento di prendere in mano i nostri account, eh, quindi prendete il vostro account di Facebook, eh, il vostro account di Instagram e cercate di seguirmi nelle prossime slide che appunto entreranno molto nel pratico. Primo focus dedicato a Facebook. Come utilizzare Facebook? Lo sapete tutti ovviamente come utilizzare Facebook, come si condivide un post, come si mette un like, ma cerchiamo di capire la tipologia dei contenuti da pubblicare. Tutti i contenuti che pubblichiamo sono uguali, hanno tutti lo stesso interesse, ma soprattutto... Tutti vengono promossi da Facebook alla stessa maniera, gli piacciono tutti ugualmente? Parlo dell'algoritmo, come funziona, come ragiona l'algoritmo, che, che cosa preferisce che Facebook venga pubblicato? Bene, ricordiamoci che la prima cosa che dovremmo pubblicare perché piace maggiormente a Facebook sono i video. Quindi quando vado a condividere un video su Facebook è il contenuto per eccellenza, perché mi permette che quell'utente rimanga all'interno della piattaforma, non deve uscire, rimane coinvolto, è molto coinvolto nella visualizzazione del video. Primo contenuto eh, sta nel podio, al primo posto che dovremmo pubblicare, quindi video. Al secondo posto troviamo le immagini. Anche le immagini, post con delle immagini piacciono a, a Facebook. E al terzo posto troviamo i link esterni. Perché i link esterni piacciono di meno ai social in generale? Perché rimandare l'utente al di fuori della piattaforma è sconveniente, potrebbe poi non rientrare, potrebbero, potrebbero c'è cioè un bounce, c'è cioè una perdita. E poi ricordiamoci che più un utente sta all'interno della piattaforma, e più eh, fa monetizzare la piattaforma stessa perché vede pubblicità, advertising e quant'altro. Quindi questa è la tipologia dei contenuti da, pu da pubblicare, una sorta di classifica che dobbiamo tenere a mente quando andremo a pubblicare i nostri post all'interno dei social e in particolare di Facebook. C'è anche una reazione, quindi condivido un post, come devono reagire i miei utenti? Devono reagire con commenti al primo posto, quindi se eh, scrivo un post, pubblico un post, devo suscitare comunque una reazione, un commento da parte di chi mi segue. Devono condividere ovviamente quel post in qualche modo, sentirsi coinvolti. E al terzo posto ovviamente ci sono le reazioni. Quindi in una scala com i commenti sono al primo posto, le condivisioni al secondo e le reazioni al terzo posto. Ok, entriamo nel pratico. Gestiamo una pagina Facebook di esempio. Per l'occasione io ho creato un account eh, Relevi la sole, è un account ovviamente eh, finto, ma ci servirà un po' per capire se eh, le, le, gli account che abbiamo sono stati settati, configurati nella maniera giusta. Questa, eh, questa visuale che vedete qui è il gestisci pagina, appunto, è il nostro back office, la nostra extranet, se la vogliamo chiamare così, e vediamo quelle informazioni, come sono state inserite le modifiche che possiamo fare. E il mio consiglio eh, però è di cercare di mettersi negli occhi di chi visualizza, quindi c'è un tasto che si chiama visualizza come visitatore e ci permette di vedere come appare la pagina agli occhi di un utente qualsiasi. È molto importante perché riusciamo a mettere a fuoco in maniera chiara quello che è stato impostato e soprattutto che cosa legge il nostro utente finale. Prima cosa, sto parlando di pagine aziendali, quindi questa cosa funziona se avete una pagina, non un profilo chiuso. È alla base, lo so, però mi raccomando dovete avere una pagina. Una volta che avete creato una pagina aziendale, e sicuramente ce l'avrete tutti, mi raccomando, prestate attenzione alla categoria che inserite. Non dovete... Eh, la categoria riguarda il vostro, ambito, il vostro ambito aziendale, è un po' come il codice Ateco. E eh, se avete un hotel, la categoria che dovete impostare è hotel e lo trovate qui, vedete? Relevi la sole, hotel. Se avete un bed and breakfast, eh, dovete impostare bed and breakfast. Se avete degli appartamenti, c'è la possibilità di mettere gli appartamenti. Quindi mi raccomando, impostare esattamente la propria categoria è importante perché permette di raggiungere le persone giuste al momento giusto. Quindi, primo aspetto da, considera da considerare è se ho inserito correttamente la categoria. Secondo aspetto... È la call to action. Vedete qui io ho un prenota subito. Se clicco su questo pulsante vengo rimandato al booking engine che ho configurato. Qui possiamo mettere diverse tipologie di call to action. Possiamo di decidere di rimandare allo scopri di più, quindi rimandiamo nel nostro sito internet. Possiamo mettere un contattaci con call to action diverse, quindi la chiamata o un messaggio. Quindi qui possiamo variare un po' in base a quella che è la nostra strategia. Di comunicazione. Qui sotto abbiamo le tab in evidenza. Io ho messo in evidenza la tab recensioni in modo tale che un utente che entra nella mia pagina può subito andare a vedere quelle che sono state le recensioni che mi sono state lasciate nel tempo, anche per avere un po' quella che è la riprova sociale. Poi ci sono le foto, video e servizi. Le tab le possiamo personalizzare, poi vi faccio vedere come. E è un aspetto che va considerato, è molto importante perché sono una delle prime cose che vedi. Qui a sinistra abbiamo la tab delle informazioni. Dobbiamo localizzare la nostra struttura, quindi mettere il pin esatto dov'è. Questa qui è una brevissima descrizione che ho inserito della mia struttura. Poi c'è eh, ovviamente il link al sito web, il numero di telefono, la possibilità di inviare un, un messaggio attraverso la chat di Facebook, potete collegare anche il vostro account WhatsApp alla pagina Facebook, eh, la fascia di prezzo eh, da, da definire tra 1 e 4, simbolo dell'euro che è appunto il prezzo, quindi quanto è cara la mia struttura, l'indirizzo email, gli orari, mi raccomando, specificateli, io ho messo che sono sempre aperto, sono, sono uno stagano vista. La categoria, vedete, torna il concetto di, di categoria e qui abbiamo di nuovo una descrizione della struttura. Allora, questo, e ve lo faccio vedere tra poco, è l'impressum. L'impressum è una parola latina che vuol dire stampato e eh, è un campo obbligatorio in Austria-Germania perché va a definire di chi è la paternità della pagina, quindi chi è il rappresentante legale, diciamo. Uh, in Italia non è un campo obbligatorio, ma molte strutture e aziende in generale lo, uti lo utilizzano per descrivere ulteriormente i propri servizi. Quindi vi consiglio di utilizzarlo, è un, è un metodo molto comodo per continuare a descrivere la vostra pagina. Ok, abbiamo visto quindi com'è il setup della pagina, quali informazioni inserire, veniamo, veniamo alla ciccia, vediamo quali contenuti andare a realizzare e come veicolarli. Parto con, eh, con quella che è la mia classifica, quindi ho detto che i video sono i contenuti più importanti per Facebook e che tende a mettere in evidenza maggiormente così che cosa ho fatto? Ho scritto, eh, ho preso un video, quindi il video va in riproduzione e ci ho inserito un brevissimo testo relativamente a quella che è la mia sala colazioni. Come vedete, non mi sono limitato ad inserire solamente un testo, sono stato un po' furbo. Ho messo un link, ho messo prenota qui il tuo soggiorno. Do, scusa, puoi fare un po' di zoom sulla pagina? Ce lo chiedono. Ok, meglio così Marco? Penso di sì, 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 è ottimo adesso. Sì, penso che sia abbastanza, sia abbastanza visibile, ok? Uh, quindi uh, contenuti da pubblicare, ho detto video, uh, qui vedete un testo, uh, un breve testo uh, e ho messo un link, una call to action, prenota qui il tuo soggiorno. Che cosa voglio? Voglio che chi veda il video poi faccia clic all'interno del Booking Engine. Questa è la prima strategia che voglio mettere in pratica. Quindi un testo, mi raccomando i testi, vedo testi molto lunghi, ricordatevi bene. Che eh, la lunghezza ideale di un post su Facebook è compresa tra i 100 e i 250 caratteri. Tra i 100 e i 250 caratteri. Ha, eh, se scrivo un testo maggiore eh, di 477 caratteri, si innesca il mostra altro. Quindi per chi scorre il feed: quindi chi scorre la home in maniera frenetica sotto i 477 caratteri c'è il mostra altro. Che cosa vuol dire? Che se voglio inserire un link, come in questo caso, o lo metto sopra subito oppure considero di inserirlo quasi subito, quindi nel limite di quei 477 caratteri, in modo tale che sia tutto lì all'interno. È tutto mostrato. Quindi questo primo contenuto che vi consiglio di pubblicare, un video della vostra struttura con una call to action ben chiara che ad esempio può rimandare al vostro booking engine. Secondo contenuto, eh, ho immaginato che la mia struttura riaprisse e eh, ho inserito anche in questo caso un testo non troppo lungo ma eh, ho inserito tre foto, come potete vedere, questo non è un collage che ho creato io, me lo ha creato Facebook in automatico in base alle foto che ho inserito della mia struttura, quindi ho pubblicato tre foto, breve testo compreso nella durata che ormai ben sapete, e la call to action in questo caso è diverso. Se prima rimandavo direttamente al Booking Engine, questa volta voglio proporre un approccio un po' più soft, voglio rimandare al mio modulo per richiedere un preventivo. Quindi che cosa succede? Succede che se faccio clic qui, verrò rimandato all'interno del form di contatto, dove un cliente mi può andare a formulare una richiesta di preventivo. Alcuni di voi mi diranno, ah ok Edoardo, come hai fatto però a rendere il link eh, così corto, ma soprattutto come, come sei riuscito a personalizzarlo? Bene, per fare questo io utilizzo uno strumento. Che, che si chiama Bitly, ve lo faccio vedere nello specifico. È gratuito, quindi lo potete utilizzare senza, senza alcun problema. E come funziona? Eh, vi dovete registrare, poi tanto nelle slide vi fornisco il link, lo potrete eh, utilizzare tranquillamente. Faccio clic qui su Create. Devo andare ad inserire il mio eh, URL, quindi vado a copiare quello che è l'URL, e lui in automatico, me lo accorcia, quindi eh, me lo abbrevia, lo copio e lo vado eh, ad inserire all'interno delle mie promozioni. Quindi questa è una modalità molto veloce, ovviamente è possibile eh, customizzarlo, c'è scritto eh, customize e quindi posso andare ad inserire qui un testo eh, per preventivo. Le, le. Faccio clic su save e l'ho creato, il link è stato editato, quindi se io prendo questo link qui. Mi si aprirà eh, la, la pagina di conseguenza che appunto ho, ho creato. Mi raccomando, questo è uno strumento molto comodo, è gratuito, soprattutto, ma ci permette di capire quante volte è stato cliccato. Infatti, ci viene fornita anche una statistica dei click che ha ricevuto nel tempo. Quindi, io che sono andato ad abbreviare eh, la modalità di richiesta di preventivo, quindi il mio form di contatto in questo link molto corto, so che ha ottenuto tre click nel tempo e ho anche eh, una statistica su, su quanti ne sono stati ricevuti nel tempo. Quindi è, è un bello strumento, ma soprattutto è gratuito, lo potete utilizzare, è molto versatile. Torno a, um, alla mia pagina. Quindi, primo contenuto che ho pubblicato è un video, link al Booking Engine. Secondo contenuto che ho pubblicato è una serie di foto e il link al form di richiesta preventivo. Vediamo il terzo contenuto. Il terzo contenuto è un link esterno. Eh, ho inserito una descrizione eh, che si riferisce alla promozione che ho messo in atto. Quando parlo di promozione, in questo caso, mi riferisco a promozioni che ho creato all'interno del back office di Slope. Quindi qui vediamo che ho creato una promozione che si chiama Weekend sulle ciaspole. Se l'utente che la vede eh, ci clicca. Atterrerà all'interno del mio Booking Engine quasi in un mini sito e può vedere come funziona questa promozione weekend sulle ciaspole. Quindi vede che è compreso un soggiorno in suite, il noleggio dell'attrezzatura e dell'audizione. anche qui un po' di zoom eh, così vediamo meglio. Ok, ci siamo Marco? Eh, sì, anche un altro dai. Al 175% sì, ok, perfetto, grazie. Okay? Allora, benissimo. Quindi il cliente ha cliccato sul link che ho condiviso su Facebook e approda quasi all'interno di un mini sito. Eh, vede quelle che sono le mie condizioni, vede quella che è la descrizione e può andare a prenotare. Ora, per creare questa promozione, ed è un po' qui il bello quello che ci semplifica, è che io l'ho creata all'interno del mio back-office di slop, ho creato questa promozione, in automatico Slope mi ha preso le foto, la descrizione, ho copiato il link e sono andata ad inserirla su Facebook. Non ho fatto nulla di più. La cosa più difficile forse è trovare un testo, trovare un testo da allegarci, ma questo è stato veramente automatico, è stato molto semplice, è stato molto veloce. Detto questo, quindi mi raccomando, eh, cercate di creare contenuti che abbiano comunque una sempre una call to action ben chiara. Condividiamo sì anche dei contenuti per i nostri follower, per il nostro brand, quindi foto del tramonto, ma cerchiamo sempre di avere un invito all'azione. Il nostro scopo è quello di andare a prendere dei contatti, sia che sia una prenotazione diretta, che è il massimo, sia che sia una semplice richiesta di preventivo, quindi una prima interazione, dobbiamo sempre di portare l'utente verso un'azione ben chiara, che è quella appunto di effettuare una prenotazione. Benissimo, torniamo, eh, torniamo alla nostra presentazione e passiamo, su, su, passiamo ad Instagram. Quindi focus numero due su Instagram. Come utilizzare Instagram? Nel caso di Instagram eh, faccio un po' lo stesso discorso che ho fatto con Facebook. Qual è la tipologia dei contenuti che dobbiamo andare a pubblicare? Anche qui abbiamo i video al primo posto e poi abbiamo le immagini. Ovviamente non possiamo andare a pubblicare dei link esterni perché eh, Instagram permette di inserire i link esterni solamente all'interno della bio e eh, nelle storie, nelle Instagram stories eh, che sono accessibili attraverso lo swipe up come tutti sapete ma a pagine ad account aziendali che hanno più di 10.000 follower quindi per tutti quegli account di hotel che non hanno 10.000 follower condividere un link esterno è un po' più difficile ma si può fare e a breve vedremo come Edoardo oh. scusami, ti ricordo un'attenzione per il microfono. Eh, sì. Se torna esatto, deve essere a contatto con il tessuto, forse. Sì, Non, non so benissimo. A posto. Non so neanche se, se conviene tenerlo. A questo punto, se è meglio sì. così, se preferite Grazie. così. Se riesci. Okay, ok, perfetto. Forse così è meglio. Eh, come, devono, come devono reagire gli utenti? Commenti al primo posto, quindi quando pubblicate una, una post, un foto eh, o un post cercate di stimolare i commenti. Direct message. Qui è, questo è interessante, questo è molto interessante, perché quando si pubblica una foto o un video, Instagram riesce a capire anche quali sono i messaggi, quindi i messaggi diretti, che vengono inviati al profilo. Quindi più eh, foto pubblicate... In più messaggi in privato ricevete maggiore sarà l'interazione che avrete all'interno de del social quindi quel post tenderà ad essere messo in evidenza da instagram al terzo posto troviamo tempo sul post quindi quanto tempo passano eh, i vostri utenti a leggere una descrizione la caption che avete inserito o a guardare un video instagram tiene memoria anche del tempo sul post, quindi mi raccomando, questa è una cosa che non possiamo misurare. Ma è molto importante quello che scriviamo. Non pubblichiamo una foto con questa è la nostra junior suite. Arrivederci e grazie. No, è sbagliato. Cerchiamo di eh, innanzitutto favorire l'interazione. Quindi questa è la nostra junior suite, eh, vorresti, vorresti soggiornare qui da noi. Il weekend di Pasqua offriamo questa tipologia di promozione. Qui raccontiamo un po', diamo qualcosa in più. Non, cerchiamo di non essere aridi, perché il tempo sul post è una metrica molto importante per Instagram. 4. I post salvati. Sapete che i post possono essere salvati all'interno di Instagram, quindi un profilo può decidere di salvare un post. Non, non conta se lo fate voi come account aziendale, ma i vostri follower possono decidere di salvarlo, quasi di metterlo in memoria. E anche questo favorisce eh, un maggiore coinvolgimento di chi vi segue, quindi post salvati. E al quinto posto ovviamente troviamo le ricondivisioni. Ricondivisioni vuol dire quando un post viene ricondiviso all'interno delle Instagram Stories. Quindi si fa clic su, sull'iconcina dedicata a forma di mail e quella è una ricondivisione. Quindi eh, anche voi quando condividete un vostro post non dimenticatevi di cliccare sull'iconcina dedicata e di ricondividerlo all'interno delle vostre Instagram Stories. Ok? Anche in questo caso entriamo nel pratico e andiamo a gestire un account Instagram di esempio, sempre dedicato eh, con il nostro relevi La sole. Aumento lo zoom. Prima eh, accortezza, signori, non possiamo avere un account normale, dobbiamo andare a creare un account aziendale per fare quello che, che vi sto. Che, che vi farò vedere. Quindi, mi raccomando, dovete avere attivo un account aziendale. Per attivare un account aziendale, da smartphone eh, è migliore la procedura, anche perché ricordiamoci che Instagram nasce per, per lo smartphone. Si fa clic sulle tre barrette, che in questo caso è il, io ce l'ho impostato come rotellina, come l'ingranaggio. Da lì facciamo clic e andiamo su impostazioni, account passa ad un account professionale. Quindi dovete avere attiva una pagina aziendale e il vostro account deve essere professionale. Per farlo si fa impostazioni, account, passa ad un account professionale. Perché ci serve un account professionale? Perché ci mette a disposizione le statistiche e ci permette di effettuare delle sponsorizzazioni. Benissimo. Uh, qui vediamo, io lo sto utilizzando da desktop Instagram, spero che, che riusciate a vedere bene, uh, vediamo come ho impostato una, la mia biografia, la mia descrizione, finta, Rele Villa Sole è un boutique hotel di 25 camere ad Assisi, e attraverso delle emoji, che ho utilizzato anche prima all'interno di Facebook, non bisogna abusarne, ma colpiscono a livello visivo, uh, rubano un po' l'attenzione, quindi la catturano, diciamo, Uh, ho inserito un elenco puntato di quelli che sono i miei servizi, quindi hotel con spa, piscina, ristorante a chilometro zero. Mi raccomando, alcuni di voi, io ho sbirciato i profili Facebook prima di, di fare la diretta, ho visto che mettono una descrizione e poi mettono subito il link al sito internet. Fate molta attenzione a questo perché il sito internet non è messo tanto in evidenza in questa modalità. Il mio consiglio, abbastanza banale direi, è quello di mettere un testo abbastanza chiaro. Visita il sito con la freccetta che, che va verso il basso. In modo tale che se un utente entra nel vostro account Instagram e ehm, invece, dopo aver navigato le foto, può fare tranquillamente clic sul sito e approda all'interno del vostro sito. Qui vediamo come poter andare a modificare le impostazioni, quindi il nome, il nome utente, il sito web. Questa è la mia biografia. Quindi il visita e il sito l'ho messo uh, lì, al suo interno. Eh, importante è mettere delle storie in evidenza. Come vedete, io ho scelto di mettere quattro storie in evidenza: la struttura, colazione, piscina e attività. Che è un po' quello che raccontano i miei servizi. All'interno del proprio profilo Instagram, bisogna raccontare quello che va a vivere l'utente: cosa. Andrà a vedere durante il suo soggiorno, cosa andrà a vivere durante il suo soggiorno e le esperienze che può fare, le attività che può fare. E le storie sono il metodo migliore per farlo. Come potete vedere, ho scelto delle immagini di, di copertina eh, realizzate con delle icone. Quindi ho chiesto al mio grafico di realizzare delle icone dedicate perché eh, abbiamo visto che c'è una maggiore interazione, c'è un maggiore click se si utilizzano icone di questo tipo piuttosto che la foto de del cornetto che avete scattato voi o della piscina a livello visivo risaltano maggiormente. Per quanto riguarda i post, mi raccomando fate attenzione alla qualità delle foto. Infatti un aspetto che eh, a cui Instagram tiene particolarmente è la qualità delle foto. Scegliete foto che abbiano una buona risoluzione, non devono essere sgranate, altrimenti l'algoritmo tende a metterle un po' da parte e non le vede di buon occhio. Come vedete, io ho cercato di caricare tutte foto di una certa qualità e quindi prestate attenzione uh, a questo aspetto. Strategie di vendita attraverso Instagram. Ok, come possiamo intavolare la nostra strategia? Io il primo consiglio che vorrei darvi è di utilizzare al meglio le Instagram Stories, che sono parecchio viste, e quindi che cosa ho fatto oggi? Ho creato una storia. Dove è possibile, ok, l'ho interrotta così la vedete bene. Ho creato una storia e ad essa ho dallegato un codice sconto. Il mio codice sconto che ho creato all'interno del PMS di Slope è Villa Sole10 e ci ho scritto che è valido solo per 48 ore. Eh, quindi è possibile, un utente che vede la storia, magari è interessato, ha soggiornato da me o vorrebbe soggiornare, intanto mi segue su Instagram e dice: Ah, ok. Fermi tutti, c'è un codice sconto, adoro i codici sconti, chi è che non li adora, e eh, con questo codice sconto inserito nel momento della prenotazione può andare a, a effettuare la prenotazione, ovviamente ha diritto a un codice sconto, c'è scritto che è valido solo per, 20, per 48 ore, voi potete mettere 24, lo potete scegliere voi in base a come andrete a creare la vostra storia, facendo così comunque create una certa urgenza in chi vuole prenotare. Quindi eh, mi raccomando, lo potete creare eh, ovviamente. Nel, nel caso di, degli utenti, eh, degli albergatori che hanno slope, possono impostare anche questo parametro. Quindi una data in cui scade il codice sconto. Questa è la prima strategia che mi trovo a consigliare. Eh, la seconda strategia che, che, che vi consiglio di andare a utilizzare è quello di valutare la sponsorizzazione di un post. Quindi, eh, ad esempio, eh, prendiamo questo post. Questo qui, se voi accedete dal vostro smartphone, e adesso passo alle slide così ve lo faccio vedere, troverete un tasto con scritto metti in evidenza. In quel caso voi potete creare una sponsorizzazione di quel post. È, eh, è più semplice sponsorizzare su Instagram piuttosto che Facebook. Facebook è un po' più cervellotico, mentre Instagram ha degli strumenti un po' più semplici. E adesso andremo a vedere come si crea una sponsorizzazione direttamente da Instagram e soprattutto quali link dobbiamo e possiamo mettere. Ok, sponsorizzare un post, Step one. Da mobile, eh, lo potete fare solo ed esclusivamente da mobile, eh, vedete visualizza dati statistici quando avete attivato il vostro account aziendale e eh, c'è il tasto metti in evidenza. Facendo clic su quel tasto si apre una seconda schermata in cui noi dobbiamo decidere qual è la destinazione del nostro advertising, della nostra pubblicità. Possiamo rimandare al proprio profilo. Al proprio sito web o ai propri messaggi diretti. Io ovviamente rimando al proprio sito web. A questo punto possiamo decidere: dobbiamo decidere la call to action e un URL. Come URL, potete mettere o il sito internet. Ma volendo, potete mettere anche il booking engine eh, che utilizzate o il form per richiedere un preventivo. Questo dipende un po' dalla vostra strategia di vendita. E quindi è scelta vostra. Io ho messo il booking engine di slope, eh, dobbiamo scegliere una call to action. Eh, ovviamente metto il prenota subito, non metto guarda di più, non guardo acquista ora, prenota subito. Perché appunto io voglio invogliare, voglio convergere verso una prenotazione. Successivamente dobbiamo andare a definire un nostro pubblico pubblico. In questo caso il pubblico si può definire in base a due modalità. O è automatico e Instagram va a targettizzare persone simili ai vostri follower, quindi se voi avete creato un profilo in maniera genuina, i vostri follower sono cresciuti in maniera genuina, non avete fatto cose poco lecite, tipo acquistare follower solo per Farvi belli agli occhi del, del, dell'hotel che avete vicino del vostro competitor, voi avrete costruito un account di persone vere, reali e che hanno degli interessi che potrebbero interessare ad altri visitatori. Quindi automatico eh, vi crea un pubblico ben profilato. In alternativa ne potete creare anche uno voi manualmente, quindi andate a scegliere delle opzioni e ve lo crea in maniera. Ehm, automatica anche questa ma in base al target che volete raggiungere voi quindi voglio creare una sponsorizzata per eh, la popolazione olandese eh, che ama i viaggi lo potete fare step successivo dobbiamo scegliere un budget e una durata quindi potete scegliere quanto investire giornalmente e per un determinato eh, arco temporale il mio consiglio è di non fare mai sponsorizzazioni che abbiano una durata inferiore ad una settimana. Non riuscireste ad avere il polso della situazione, non riuscireste a misurare niente di niente. Quindi, non fate una sponsorizzata da 5 giorni, 50 euro perché come è, è, è un lampo: è, è insignificante, ma soprattutto non è misurabile. Fate attenzione. Altro step, anteprima della promozione. Quindi io vedo, posso cliccare, posso vedere dove va questa mia promozione. Fate clic quindi anteprima della promozione e vedete dove si va a posizionare. È il discorso che facevo prima. Facendo una sponsorizzata così, posso far vedere un mio post nelle stories con lo swipe up anche a chi non ha 10.000 follower. Quindi eh, tutto il lavoro che ho fatto prima, ho scelto un post ho deciso di mettere una call to action chiara, prenota ora che rimanda nel booking engine, ora mi può venire fuori anche nelle stories. Ho risolto così il problema di coloro che non hanno 10.000 follower e non possono inserire lo swipe up, così lo possono vedere e lo possono tracciare in qualche modo. Questa, questo che vedremo ora nella prossima um, immagine è come si posizionerà la mia inserzione. Quindi All'interno del feed, e il feed è quello che scrolla l'utente eh, quando sta su Instagram. Quindi quando fa così e il feed vedrà una cosa del genere. Le relevi da sole con scritto sponsorizzato. Ha una call to action ben chiara. Il prenota subito e se fa click lì mi cade dentro il booking engine. E ovviamente la descrizione. Per Pasqua regalati un po' di sano relax nella suite di Relevi la sole con vista su Assisi e poi c'è altro testo. Quindi questo è come lo vede nel feed. Questo è come lo vede nelle storie. Vedete come cambia il formato, come si adatta anche con i vostri colori e come viene ripreso il testo. Anche qui la call to action è ben chiara, prenota subito. Facendo clic su quel tasto lì, il cliente vi di cade direttamente nella vostra rete e all'interno del Booking Engine. Focus 3, WhatsApp. WhatsApp l'abbiamo visto, è inserito nella, nella classifica appunto al secondo posto, è molto utilizzato. Che cosa dobbiamo ricordarci, che cosa è fondamentale sapere per quanto riguarda WhatsApp e quali sono le strategie di utilizzo? Innanzitutto dobbiamo avere un account che sia WhatsApp Business. Allora, cerchiamo di, eh, di chiarire subito. WhatsApp Business non si paga, è gratuito, lo potete attivare gratuitamente. Non lo potete attivare da un account privato, quindi dovete avere eh, un numero di telefono anche fisso, va bene, della vostra struttura a cui arriverà un sms per attivarlo. Quindi non si paga. Non lo dovete attivare da un profilo privato, non serve nemmeno una SIM dedicata. Alcuni pensano che serve una SIM per gestire WhatsApp business. Non è così, signori. Quindi create il vostro profilo di Whatsapp Business, andate ad inserire tutte le informazioni come fosse un social. Quindi il sito web, la categoria, il logo, eh, la mappa per, per geocalizzare la posizione, le informazioni che andate a offrire, i servizi, il payoff, l'indirizzo. E tutto quanto e poi potete deciderlo di utilizzare dall'applicazione web Whatsapp web che tutti conoscono e che potete utilizzare tranquillissimamente da desktop è importante che eh, Whatsapp sia collegato al software gestionale PMS, eh, perché dovrebbe essere collegato? Ve lo faccio vedere subito, eh, dovrebbe essere collegato. Uh, per esempio nel momento in cui inviate un preventivo, uh, il cliente vi dice no guarda la casella di posta ce l'ho piena in, in questo periodo, non la guardo molto, inviamelo su Whatsapp. Voi dovete poterlo fare dal vostro gestionale. Uh, discorso simile per una conferma di prenotazione e ve lo faccio vedere all'interno del back office del gestionale slop. Aumento anche qui un po' la risoluzione. Ok. Quindi, ad esempio, ho, ho creato un preventivo al signor Edoardo Ridolfi. Posso decidere? Allora, innanzitutto vediamo come si presenta il preventivo. Quindi, preliminarmente ho creato un preventivo, eh, l'ho inviato al signor Edoardo Ridolfi, voglio vedere come si presenta. Si presenta nella seguente modalità, entro in un mini sito, no? Quindi, gentile Edoardo Ridolfi, abbiamo preparato per lei le nostre migliori proposte per le date indicate, vede qui le foto della struttura e vede le proposte che, eh, che, sono, che gli sono state offerte, in questo caso al signor Edoardo Ridolfi, è stata fatta una proposta solo per nottamento in camera matrimoniale con arrivo e partenza l'8 marzo, con arrivo l'8 marzo e partenza il 10 marzo è stata fatta anche una proposta mezza pensione perché era un po' indeciso in questo caso è stata messa una suite facendo clic si può andare ad ultimare la prenotazione quindi ehm, è, è un vero e proprio è, pro, è, un, è un mini sito signori quindi è, è, è formidabile sotto questo punto di vista perché basta che io vada a copiare questo link qui e, eh, e lo posso inviare senza nessun problema, non solo su WhatsApp, ma anche all'interno di altre app di messaggistica. Come faccio ad inviare il mio preventivo su WhatsApp? È sufficiente fare clic qui, invia tramite WhatsApp, mi si apre la finestra dedicata, ora io al momento non ho attivo eh, WhatsApp su, su questo computer qui, ma vedete come si va a porre anche il messaggio. Gentile ospite, vado ad ingrandire un po' qualora per risolvere il problema. Quindi questo è WhatsApp. Gentile ospite, facendo clic sul pulsante sottostante, potrà visionare le proposte che le abbiamo preparato per il suo soggiorno. Parte il messaggio su WhatsApp, il cliente lo riceve e, eh, e può decidere di prenotare oppure no. Qual è la forza di uno strumento così? Qual è la forza di mandare un preventivo su Whatsapp? Che ci aiuta ad instaurare un rapporto diverso con l'ospite, un rapporto più diretto. Riceviamo un giorno, in una giornata tantissime email, ma Whatsapp, e questo sono d'accordo con chi sostiene che ce l'abbiamo sempre sulle mani, ce l'abbiamo sempre eh, tra le mani. Whatsapp, eh, ha una comunicazione molto molto forte. Quindi Possiamo inviare un preventivo anche tramite WhatsApp per migliorare la nostra comunicazione, per renderla più forte. E qui, all'interno del preventivo dedicato, ho una serie anche di statistiche molto utili. Quindi posso vedere quante proposte ho inviato, lo stato del preventivo che ho, invi ho inviato, ma soprattutto le aperture. Io posso vedere se il mio cliente ha aperto oppure no il preventivo. Decidendo poi di conseguenza come muovermi, ok. Questo preventivo l'ha aperto dieci volte. Ah, ci sta pensando. Ok, ci sta pensando parecchio. Lo sai che c'è? Prova a fargli un follow up telefonico e sento quello che dice. Se c'è qualcosa che lo possa aiutare per, eh, per portarlo alla prenotazione oppure l'ho aperto zero volte. Oh, l'ho aperto zero volte. Ma ci può essere un errore? Non lo ha visto? Come mai? Voglio cercare di capirlo. È importante, e qui mi voglio togliere un sassolino dalla scarpa, c'è scritto notifica, promemoria, inviata il non inviata. Con Slope potete impostare i follow-up ai vostri preventivi, potete decidere voi dopo quanto tempo inviare il follow-up ad un preventivo. Molti di voi non li impostano i follow-up ai preventivi, io credo invece che siano una buona maniera. Per rimanere in contatto con il cliente, per fargli vedere che ci siete e per evitare che lui apra l'email quando è sul pullman, sulla metro o è distratto e poi si dimentichi del vostro preventivo. Quindi, mi raccomando, andate ad impostare i follow up per i preventivi. È un'accortezza che dovete avere, anche perché poi le conversioni per chi le ha impostate ci sono e lo vediamo quotidianamente. Quindi, questo è una modalità di utilizzo per WhatsApp eh, nell'invio del preventivo, ma posso inviare solo un preventivo attraverso WhatsApp? No. Posso decidere anche di inviare la conferma di prenotazione. Quindi, entro all'interno del mio planning, ad esempio, vado nella scheda di dettaglio del signor Edoardo Ridolfi, che eh, preliminarmente ha lamentato dei problemi con la sua posta elettronica. Questa è una nota che è stata inserita. Da, dalla ragazza al front desk, le comunicazioni vanno effettuate tramite WhatsApp. Perfetto, quindi la, ho visto che non ha ancora effettuato ha già prenotato il signor Ridolfi, eh? deve solo arrivare. Eh, come, come posso eh, aiutarlo nell'effettuare il check-in online, ad esempio, o di in inviare semplicemente la conferma di prenotazione, lo posso fare facendo clic in via conferma Whatsapp. Si apre la stessa schermata di prima. E quindi quella di WhatsApp, faccio clic, con il messaggio già, già impostato. Gentile cliente, non vediamo l'ora di accoglierti presso la nostra struttura. Qui potrai trovare tutti il relax ed il fascino dell'Umbria. Visita la nostra pagina Facebook per tenerti aggiornato, bla bla bla. Quindi il cliente mi riceve su WhatsApp questo link e vado a effettuare... Anche le operazioni di check-in online, quindi quando arriverà in struttura dovrà semplicemente darmi il suo documento. Ed anche il check-in online si va a semplificare. Quindi mi raccomando, non sottovalutate eh, un messaggio del genere: quanto va a semplificare il lavoro dei receptionist che si trovano con il cliente che arriva in hotel e ha già effettuato il check-in. Semplifica molto, e chi è in struttura, chi è al front desk, può dedicare quel tempo a fare ospitalità. E non a fare operazioni burocratiche, che è inserire quel documento magico per il portale alloggiati e per tutte le comunicazioni Istat che ben conosciamo. Bene, quindi un utilizzo ehm, di Whatsapp eh, business, mi raccomando, può essere il seguente, ritorno alle mie slide. Quindi WhatsApp Business, collegato al software gestionale PMS, lo abbiamo detto. Ok, vediamo gli strumenti di Slope per convertire gli utenti social in prenotazioni. Diciamo che un piccolo spoiler già è stato fatto con, quelli che sono, eh, con quello che è WhatsApp, come funziona all'interno di Slope, ma voglio riepilogare insieme a voi eh, quegli strumenti che abbiamo utilizzato e che eh, possono aiutarci nella nostra comunicazione online. Quindi... Abbiamo inserito il link al booking engine all'interno di un video, lo abbiamo copiato e l'abbiamo messo in un post di Facebook, semplice. Abbiamo referenziato il link alla richiesta di preventivo. Se il nostro form di contatto del preventivo della richiesta di preventivo ci sa troppo lungo, l'URL è troppo lungo, abbiamo visto come abbreviarlo con un tool gratuito che è Bitly. Quindi ok. Terzo punto, abbiamo condiviso una promozione quando parlo di condivisione di promozioni, in questo caso, eh, e lo vedremo tra pochissimo, è una promozione che ho creato dentro slop. Quindi mi sono creato la promozione in slop, mi ha generato un link, ho condiviso quel link sui social. Questa è stata una maniera molto veloce di veicolare un contenuto. Mi raccomando, create delle promozioni, è utile, sono utili anche da condividere all'interno dei social, non le sottovalutate. Quarto punto, ho promosso l'utilizzo di un codice sconto all'interno di una storia. Anche questo l'ho creato all'interno del back office di Slope. Vediamo come, vediamo velocemente eh, i punti relativi alla promozione e al codice sconto. Quindi rientro all'interno del mio back office di Slope. Ho una sezione dedicata al marketing, quindi anche semplice e vedo eh, promozioni ad esempio quali sono le promozioni attive che posso andare a condividere facilmente prendo weekend sulle ciaspole faccio clic su visualizza qui ho il riepilogo che ho visto prima qui ho il link diretto lo posso copiare da qui in maniera molto semplice e se lo apro ve l'ho già fatto vedere prima ma ve lo faccio rivedere perché alcuni ho letto che non lo vedevano bene ho il mio mini sito quindi io anche per creare una promozione Viene meno un po' quel concetto che devo chiamare il mio webmaster e dirgli: Ciao Mario, per favore, mi crei una promozione per il weekend di San Valentino? Mi crei una promozione per il weekend di Pasqua? Il vostro webmaster ve lo fa, ma ci vuole del tempo. E invece, così facendo, voi ve la create e ve la condividete. La potete inviare, ovviamente, per email. Perché abbiamo una parte dedicata all'email marketing, quindi ci possa andare a creare una campagna email. Quindi faccio clic qui e parte tutto, tutto l'iter per creare una campagna email direttamente dal, dal gestionale. Quindi vediamo, è chiaro come tutto sia connesso e tutta questa connessione non è vezzo, non è vanità, è un modo più semplice, più veloce di lavorare. È un modo di lavorare che che dà valore sia all'albergatore, che quindi ha una visione generica di tutto, ma anche al receptionist che ha creato la promozione e in pochi step vuole andarla a condividere sui social. Breve accenno ai codici sconto, appunto il codice sconto l'ho creato da qui, come vedete il codice sconto è Villa Sole 10, lo sconto è del 5% e ha una data di scadenza impostata a 48 ore, ovvero il 19 febbraio 2021. E che cosa emerge quindi per... Per concludere un po', per tornare eh, alla, nostra, alla nostra presentazione, emerge che siamo arrivati al punto in cui eh, i social network e il gestionale, la nostra soluzione software, siano integrati, sono molto integrati. E soprattutto ci rendiamo conto di cosa? Siamo arrivati al punto in cui il, il gestionale, la soluzione software, può essere un ponte o può essere un abisso. È un ponte nel momento in cui mi permette di avere una comunicazione forte, di essere collegato, di condividere quella che è una promozione sui social, di condividere la, il link alla richiesta di preventivo. È un ponte perché mi permette di comunicare meglio e di attrarre quelle che sono anche prenotazioni dirette. È un abisso se non lo fa. Quindi, nel momento in cui ho degli impedimenti, mi si crea un abisso e il gestionale non lo deve essere. Il gestionale deve essere un ponte per Comunicare meglio, per lavorare meglio e deve essere appunto integrato con quelle che sono le vostre strategie. E concludo qui la mia, la mia presentazione, eh, il mio webinar. Eh, ovviamente troverete quelle che sono quelle che, che è il video di oggi, la registrazione del video nel nostro eh, canale YouTube. Eh, vi invito nuovamente a se già non lo fate ad ascoltare il nostro podcast ospitalità 4.0 eh, lo trovate all'interno anche del nostro sito www.slope.it Vi invito anche a seguirci sui nostri account social eh, facebook ed instagram mi raccomando seguiteli perché poi pubblichiamo tanti contenuti rivolti agli albergatori quindi siete un target particolarmente interessato e se avete dubbi su quello che ho detto magari non sono stato abbastanza chiaro Potete scrivermi a eduardo.ridolfi.it oppure mi trovate su LinkedIn. Ora interrompo la condivisione dello schermo e sono a disposizione pe per le vostre domande. Grazie, Edoardo. Allora, tutto interessantissimo. In merito all'ultimo punto, ricordo che la formazione Slope passa proprio anche attraverso i nostri canali, quindi il blog, i podcast e poi troverete ovviamente sul nostro canale YouTube tutte le, le registrazioni di questi webinar, quindi di questi eventi. Allora, credo che sia stato molto, molto chiaro, Edoardo, hai messo bene in luce come oggigiorno una, diciamo, un gestionale non sia più rivolto esclusivamente all'operatività interna di una struttura. Ma debba necessariamente eh, arrivare a mettere, diciamo, nelle mani dell'albergatore gli strumenti immediati anche per quella che è la proposta all'esterno. Quindi l'interazione eh, che, che è messo in luce anche con quelli che sono appunto i social network e quindi la, poter arrivare rapidamente a un'azione. Questo senza dubbio è un, un tema a noi molto caro, uh -huh. eh, a noi come Slop, però credo fondamentale e che venga effettivamente eh, messo in risalto su, su argomenti come questi, perché poi sono effettivamente la, la, diciamo, il corretto eh, concludersi di un processo che parte dalla corretta configurazione degli account, quindi certo. al catturare l'attenzione, ma poi effettivamente ad avere una conversione tramite un'azione e basta pensare ai nostri atteggiamenti poi quotidiani su, quando ci interfacciamo con diciamo online, quindi anche certo. con, questi, con questi strumenti. Allora, sono arrivate diverse domande interessanti. Vedo. Mm -hmm. Parto un attimo, ne recupero una dalla chat, perché chiedeva sì. una, un, una delucidazione riguardo ai video, se non sbaglio. Sì. Quindi chiedeva se quando facevi riferimento ai video, eh, sì. ecco, eri orientato su Reel oppure su video eh, prodotti dalle applicazioni indipendenti Instagram, quindi che consentono l'inserimento dei video più lunghi rispetto allo standard. Scusa, eh, sì. Di rispetto sì. allo standard Instagram, sì, eh, sì. allora guarda ehm, io per quello che, che posso consigliare è di produrre dei video che abbiano una durata limitata, specialmente quando si vanno a pubblicare su Instagram, perché comunque il tempo di coinvolgimento dell'utente e soprattutto se andiamo a pubblicare un contenuto legato al, legato al settore dell'ospitalità deve essere particolarmente Attraente, quindi non pubblichiamo video lunghissimi. Magari cerchiamo di dividere un video della durata di due minuti in mini video più corti da 30 secondi l'uno. Così facendo abbiamo anche più contenuti da pubblicare in un arco temporale più lungo. Ok. Allora, guarda, invece eh, Caroline ci chiedeva anche un consiglio eh, rispetto all'uso del hashtag sì. eh, e eh, ai link invio. Quindi, se era okay. meglio, ovviamente, se quale cosa consigliavi e come eventualmente approcciare. Benissimo. Allora, eh, Caroline, eh, puoi anche pensare di misurare. Quindi, eh, per quanto riguarda i link in bio, puoi decidere di mettere un mese eh, il link al tuo sito diretto, un mese. Il link ad una promozione che per esempio hai creato con Slope. Poi eh, abbiamo a disposizione degli strumenti per misurare e dici: Ok, benissimo, vedo che le persone non sono particolarmente attratte quando cliccano sul mio sito, ma invece mi prenotano la, la, la promozione diretta, anche perché magari quel link che ho messo in bio lo correlo da una serie di storie. Quindi tu puoi pubblicare all'interno di un mese. 10 storie che rimandano tutte al link in bio. Ovviamente il link da solo eh, che si metta del sito che si metta di una promozione, da solo va spinto in qualche modo quindi eh, va aiutato e lo, può fa lo puoi fare con delle storie. Per quanto riguarda gli hashtag, eh, ci sono dei tool che permettono di individuare gli hashtag migliori, magari te li mando per email terminati il webinar. Eh, ma quello che mi preme dire. È che eh, Instagram, ma anche Facebook hanno un proprio motore interno di ricerca. Quasi come funziona la SEO per Google, abbiamo un motore di ricerca per quanto riguarda gli hashtag. Quindi, più volte te inserirai un hashtag, quindi per esempio penso a, a un hashtag potrebbe essere Masseria Puglia. Tanto più il social capisce che, quel, che eh, la tua pagina può essere interessante per coloro che cercano una masseria. È un po' lo stesso discorso che ho fatto sull'importanza della categoria. Ripetere un hashtag nel tempo fa capire al social quali sono le persone che tu vuoi raggiungere. Perfetto. Guarda, Edoardo, sempre Caroline eh, ci chiedeva anche quale programma è utilizzato per fare la storia. Allora, sì, ho utilizzato uh, un tool gratuito. Si chiama Canva e uh, Canva ha dei template. Uh, quindi, ci mette a disposizione un modello per creare il post su Facebook, un modello per creare il video su YouTube. Fornisce anche un modello per creare le storie su Instagram. Una volta imparato ad utilizzare Canva, è molto veloce, è uno strumento versatile, è gratuito e ti permette di scaricare la tua storia e di pubblicarla senza problemi su Instagram. Perfetto, tra l'altro penso che sia uno dei più usati effettivamente. Sì, sì, sì. sì, sì. E allora guarda passiamo invece al tema della sponsorizzazione Edoardo, sì. ci chiedono se la faresti separata, quindi una su Facebook e una su Instagram oppure eh, in entrambe le, le piattaforme, quindi okay. da business allora, a Facebook. Per la mia esperienza e per come lavoro io, quindi non prendete per oro colato quello che dico ma è quello che, che ho provato sulla mia pelle. Io sponsorizzo in maniera separata, quindi faccio una sponsorizzazione su Facebook, per esempio su una foto, sul link, e quando Facebook mi va a, fa, mi va a far creare la sponsorizzazione, spunto l'icona di Instagram e poi vado su Instagram e sponsorizzo lo stesso contenuto. Questo perché, mh, sotto questo punto di vista, Facebook e Instagram, se fai partire una promozione univoca, tende un po' a confonderti il pubblico, la call to action può essere diversa. quindi... Il mio consiglio è di sponsorizzare in maniera separata. Faccio una sponsorizzata su Facebook eh, solo lì, faccio una sponsorizzata su Instagram solo lì, in modo tale che misuro anche meglio qual è stato il coinvolgimento. Tra l'altro sto leggendo anche da parte di Marco, del nostro Marco Vazzoler, uh -huh. una, lui ci racconta un attimo la sua esperienza sì. e quindi fa presente che quando eh, diciamo, eh, realizza delle, eh, delle sponsorizzazioni da Instagram sì. eh, gli sembrano meno efficaci e precise rispetto alla creazione di una sponsorizzazione. Per Instagram da Facebook, okay. eh, ho molti meno parametri disponibili, ci dice Marco, direttamente da Instagram, ovviamente, quindi meno parametri da Instagram. Chiaro. A parità di budget, specifica, specifica anche questo. Eh, okay, cosa perfetto. ne pensi, Edoardo? In Ma me io meglio. penso che sia una questione principalmente di target. Marco molto probabilmente, sto ipotizzando, ha creato prima la sua pagina Facebook e successivamente la sua pagina Instagram. Ricordiamoci che questi strumenti lavorano molto con l'apprendimento, quindi i follower che ha Marco su Facebook sono molto più definiti, più profilati, hanno anche uno storico diverso rispetto a quelli su Instagram in cui ha creato l'account in un secondo momento. Quindi forse il problema potrebbe essere relativo a questo aspetto oltre che Facebook è più utilizzato rispetto a Instagram. Non ci, quel graf non ci dimentichiamo quel grafico iniziale, Facebook ha più utenti a supporto e quindi ci può stare quello che dice lui. Tuttavia Instagram è in crescita, cresce anno dopo anno. Io mi ricordo 4-5 anni fa quando c'era qualcuno che mi diceva Instagram è una meteora, stai tranquillo che sparirà e poi non è sparito. <ride> Giusto, eh, comunque i dati che ci hai riportato all'inizio sì sono fondamentali sotto questo punto di vista, almeno per il momento. Mm -hmm. Guarda, mi ricollego Edoardo sempre al discorso del target dove c'è una domanda sì. in realtà relativa alla lingua, quindi Sergio mi chiede se il proprio target su Facebook è di lingua italiana e inglese, utilizzano il copy a corredo della foto e del video entrambe le lingue? Oppure allora. creo due post in lingua eh, ovviamente differente? Allora, guarda, eh, alcuni fanno quello che hai suggerito te all'inizio, ovvero lo traducono in due lingue, ma ricordati che uh, Facebook ha, ha inserito uno strumento che è la traduzione istantanea. Spesso, facci caso, quando leggi dei post di persone che scrivono in lingua inglese e magari citano una canzone, te la traduci in automatico in italiano. Tant'è che io ogni tanto quando scorri il feed vedo un qualcosa dico ma questo, perché sta parlando questo italiano non perfetto? In realtà gli è entrata la, la traduzione automatica, quindi eh, nel tuo caso... Uh, sappi che se metti un post in italiano te lo, te lo va a tradurre poi a chi ha uh, Facebook, ovviamente in lingua inglese, lo utilizza in lingua inglese, glielo va a tradurre automaticamente in, uh, in quella versione lì. Uh, non escluderei perché l'ha ipotizzato te, quindi non lo escludo nemmeno quello di fare un post dedicato in lingua inglese, in modo tale lì proprio centri al massimo il target. Quindi è valida anche quell'ipotesi, ok. Allora, nel frattempo, scusami, ma vedo che Marco ci ha risposto e precisava eh, che ovviamente non, sta non voleva comparare eh, Facebook a Instagram, okay. ma eh, piuttosto parlava, diciamo, di quella che era la sponsorizzazione creata da Facebook solo per Instagram ed una diretta invece da Instagram per Instagram. Ok, perfetto, chiaro, chiaro. Quindi okay, Marco sì. ci dice che ha un'interazione diversa, un raggiungimento esatto. diverso se la crea da Facebook, chiaro? Esatto. Bene, poi eh, se andiamo sull'operativo invece avevo un'altra domanda che era relativa agli orari che potresti suggerire per andare a pubblicare post. Edoardo. Okay, sì. E è... C'era anche un'altra simile, scusami, che era invece eh, relativa ai giorni. Oh, quindi okay. quindi so quando può... pubblicare? Esatto. Allora, eh, cerco di... Allora, questa, questa domanda è come aprire il vaso di Pandora. Eh, vi suggerisco di guardare le statistiche di Oberlo. Che fornisce dei dati aggiornati su quelli che sono i giorni e gli orari migliori in cui pubblicare sui social network. Allora, per quanto riguarda Facebook, il mio consiglio è di pubblicare in orari che vanno dalle 1 alle 3 e le 4 del giorno, ovviamente, quindi del pomeriggio. Nell'ora di pranzo, ecco per essere chiari. Quindi quello è l'orario migliore in cui pubblicare su Facebook, in cui vengono registrate più interazioni. Quindi, ad esempio, pubblicare un post alle due e giorni migliori. Facebook ha alti engagement, altri alti numeri di utenti il giovedì e il sabato. Uh, discorso diverso per quanto riguarda Instagram dove abbiamo due fasce orarie molto forti, una è sempre quella dell'ora dell di pranzo quindi dalle 12 alle 2 un po' quell'orario lì perché gli utenti guardano Instagram in pausa pranzo così come gli altri social, ma Instagram va molto forte anche nelle ore serali forse perché ha un pubblico leggermente più giovane rispetto a quello di Facebook quindi dalle 7 alle 9 della sera e giorni preferiti, Instagram ha eh, il lunedì, il mercoledì, il giovedì, giorni infrasettimanali comunque, eh, è sconsigliato di andare a pubblicare la domenica. Questo è un dato un po' pre-Covid perché comunque si, si presume che la domenica le persone tendenzialmente eh, utilizzino di meno i social e facciano altre attività. Bene. E guarda, ho un'altra domanda, Edoardo, eh, relativa invece all'utilizzo dei filtri. Eh, ov sì. GIF, Ovviamente nei post e nelle storie di, di sì. Instagram. Allora, io ho parlato tanto di, di emoji nei post, anche di quelle non abusatene. Per quanto riguarda filtri all'interno delle storie, così come, come le GIF, cercate di non abusarne, anche perché. Uh, chi ha un hotel ha un brand dietro e poi diventa quasi troppo tun, quasi troppo cartone animato. Sono presenti degli strumenti molto simpatici quando create le storie, ad esempio, fammi una domanda e questo favorisce l'interazione che abbiamo con, con i nostri utenti. L'interazione è un parametro importante e già ne abbiamo trattato, quindi nelle storie potete mettere il Fai una domanda oppure fate un sondaggio dove avete fatto la vostra ultima vacanza in Italia, fuori Italia e in base a quello che poi vi rispondono potete anche pensare di essere un po' furbacchioni e andare a rispondere direttamente a chi vi ha messo. Eh, fuori Italia. Ah, ciao. Eh, perché non eh, dai uno sguardo al sito della nostra struttura, al mio profilo, ti potrebbe interessare? Dipende un po' dalla strategia che volete mettere in atto. Comunque non abusate di GIF, ma utilizzate quegli strumenti come sondaggio, quiz, eh, chattiamo per aumentare l'interazione con i vostri utenti. Ok, chiarissimo. E guarda, dovremmo esserci, Edoardo, credo che abbiamo risposto più o meno a tutti, altre domande erano state risposte durante il tuo intervento, quindi io ti ringrazio, ricordo l'appuntamento del, del terzo evento, per mm -hmm. questo primo ciclo, 2021, e restiamo a disposizione ovviamente per qualunque ulteriore domanda sovvenga, quindi scriveteci pure. Perfetto, grazie mille grazie a tutti per l'ascolto. E buona giornata a tutti. Grazie Edoardo. Ciao.